Niente, allora facciamo un attimo un ricapitolo veloce di quello che è successo, di constatazione, di quello che abbiamo visto. Dall'altra volta abbiamo cambiato due cose principalmente. Abbiamo cambiato il quantitativo di grani, ne abbiamo messi molti di più e abbiamo cambiato la potenza della resistenza. L'altra volta era 2000, adesso è 1400. L'abbiamo fatto appunto per riuscire a mantenere la temperatura un po' più costante, in un range un po' più costante, nelle varie tappe e fasi di mesh. Questo non è successo assolutamente. Variava di 2 gradi più o meno, Ancora 2 gradi e mezzo, ancora peggio rispetto all'altra volta. peggio. Bon, comunque abbiamo finito il mesh out, la birra abbastanza limpida, eh? Mi sembra di sì. Togliamo via il beccuccio, tiriamo via il coperchio, mizzica se brucia. Come potete vedere, il mosto è discretamente limpido, ambrato. Questo è portato dal... Allora, come abbiamo detto, il mosto leggermente ambrato dovuto alla Vienna come malto che tende a fare birre ambrate. Adesso viene difficile, dobbiamo cercare di tirare su questa tonnellata di roba e fare lo spazio. Sentite il cicalino che ci dice che siamo Che arrivati in ci mash sta out. molestando. Quindi piano piano, devi tirare su piano piano perché sarà pesantissimo. Vedete che... Dai, gira qua. Ok, sull'esterno c'è un po' di roba, eh? Questo non è bello. Lasciamo andare giù piano piano. Abbiamo sistemato la doccetta per lo sparge. Volevo fare una, se mi permette, Andrea, volevo fare solo un appunto per il fatto che abbiamo avuto un po' di problemi qua la fase di filtraggio, nel senso che abbiamo notato che purtroppo mettendo tanti grani, quindi qua stiamo parlando di quasi 12 kg generali, quindi diciamo a massima capienza, la macinatura è risultata troppo fine, quindi si è creato uno strato di polveri che si è depositato sulla superficie della zona di filtraggio e questo impedisce una fuoriuscita costante del mosto all'interno. Come sentite, il cicalino ci avverte che sta aspettando di andare in bollitura. Andrea, aziona pure la pompa che finalmente siamo riuscita a... Passo io? Questa qua è la classica pompa 12 volte, l'abbiamo portata... Ecco qua la nostra doccetta che sta facendo il suo sparge. Abbiamo notato collegato con la pentola da 50 litri con 30 litri di acqua, la pompetta di Solar Project col suo trasformatore e qua il suo sistemino. Quindi facciamo adesso lo sparge e Ah, poi... qua abbiamo già preparato le due gettate, una 60 minuti di target, luppolo inglese, che utilizzeremo come il suo uso principale per l'amaro. Facciamo una parentesi, cioè tutti i luppoli che uno mette comunque all'inizio della bollitura comunque vanno a conferire principalmente la nota amara e quella floreale viene persa. Ovvio ci sono luppoli più che si prestano maggiormente per l'amaro, luppoli che si prestano maggiormente per l'aroma, questo lo sappiamo già tutti. E questo luppolo è veramente ottimo per comunque fare stili inglesi e mettiamo appunto 50 grammi a 60 minuti. Questo è il Saz, è ottimo per la birra che vogliamo andare a fare, appunto per far sì che non sia un luppolo che sovrasti i malti, ma sia un luppolo che li accompagni bene e che conferisca comunque buone qualità alle note speziate del luppolo, 30 grammi a 15 minuti. Abbiamo finito la fase di sparge, ci abbiamo messo un po' più del solito. Stiamo mandando in bollitura. Nel frattempo facciamo sgocciolare l'ultima parte di mosto che è qua dentro, dentro la nostra bacinella forata che usiamo una volta. Fermentatore Così riusciamo a chiudere col coperchio e a far sì che raggiungiamo magari prima la temperatura di di bollitura. ebollizione. Vai. Siamo a 100, bollitura, bollitura. Possibile. Oh. Schiumiamo un po' di proteine. Abbiamo finito la bollitura, finita proprio adesso. Abbiamo messo la serpentina ovviamente a 15 minuti dalla fine e adesso dobbiamo partire il raffreddamento. E come potete vedere sono un po' di detriti, non è proprio... Vedremo un po' di riuscire a convogliarli sul fondo per non trasportarceli poi in giro. E quindi di conseguenza abbiamo optato per usare il sifone. E quindi pescare dall'alto verso il basso e non cercando di riuscire a lasciare il più possibile intatto il fondo che si creerà. Bene,
Bene, abbiamo finito la fase di raffreddamento, abbiamo raggiunto i 21 gradi e adesso travasiamo. Allora, questa volta utilizziamo il metodo del sifone perché abbiamo avuto qualche problema dovuto al fatto che ho macinato, così almeno non do la colpa a altri, ho macinato troppo fine, mettendo una quantità all'interno del cestello. Si è creato purtroppo, non c'è stata una buona filtrazione, parte della farina è fuoriuscita, è finito nel troppo pieno ed è rimasto purtroppo nel mosto. Adesso ci ritroviamo con un mosto molto sporco e quindi abbiamo deciso di prelevare il mosto dall'alto invece che farlo uscire dal rubinetto. Quindi possiamo andare con... Fai speciale, fai speciale. Ok, lascialo così. Va limpido. Ecco, vedete che comunque se non stiamo davanti alla luce forse riusciamo a vederlo. Ok? Discretamente. Adesso finiamo di riempire i due fermentatori. Sperando, dovremmo aver raggiunto una 37 litri e mezzo di mosto. Adesso va bene, poi scelgo già. Comunque, no. Ok. Abbiamo finito anche questa cotta di prova, abbiamo fatto alla fine abbiamo fatto 38 litri con una densità di 1055 e adesso verifichiamo un attimino, ci sarà da fare la pulizia, quali sono stati gli intoppi di questa cotta, ma mi sembra di aver capito che il nostro problema è stato quello di aver macinato troppo fine. Quindi se si mette tanti grani bisogna macinare leggermente un po' più grosso perché sennò si intasa il sistema di filtraggio e poi diventa difficoltoso fare tutte le fasi. Ok, salutiamo tutti, vi ringraziamo, vi vogliamo ricordare lo sconto del 10% su Biramia dal 1° di marzo, diventerà definitivo, quindi chiunque tramite prima ci mandate una mail, indirizzo signormanto.chiocciola@gmail.com con i vostri dati, nome, cognome, mail, che noi le trasmetteremo a Biramia, che aprirà una specie di elenco dei simpatizzanti di Signor Manto, cui verrà applicato il 10% di sconto su quasi tutti gli articoli, esclusione diciamo degli articoli da birrifici, quindi sacchi da 25 kg, lupole da 1 kg e lupole da 5 kg e attrezzatura in acciaio inox e macchinari. Ci vediamo alla prossima cotta che sia ok. A presto, ciao a ciao, tutti, ciao ciao. Ciao. Ma guarda c'è... noi! Fai vedere tutta la rumita che c'è che dentro! Cazzo, salutiamo! Ok! Ma perché te era così in alto? Dai! Si vedi? Ok, salutiamo!